Continua l'estate leporanese 2019, il momento musicale, una serata che peraltro coincide con una di quelle riservate appunto ai festeggiamenti del Santo Patrono. Abbiamo una Alfio Antico e la sua band, una scelta di alta qualità. Ecco, sindaco, questo è, come dire, il principio guida che ha informato, proprio ha dato forma all'estate leporanese. Musica di qualità, musica che ha tutto un suo tessuto storico, sociale, un qualcosa che davvero crea una empatia tra gli artisti e chi li ascolta. Certo, Alfio Antico è sicuramente l'evento fra i più importanti di questa estate leporanese 2019. Basta leggere la biografia per capire chi è Alfio Antico. Sicuramente è un grande artista, ha collaborato con Eugenio Bennato, con Edoardo Bennato, con Tullio De Piscopo, con Carmen Consoli, quindi questo ci dice chi è Alfio Antico. Mi ha colpito particolarmente una frase che ho letto nella sua biografia. Lui è il maestro della tamborra, è una sua frase molto, molto bella, mi ha colpito. Quindi Alfio Antico è anche un po' un poeta, oltre ad essere un artista. Per questo ho parlato un messaggio sociale, c'è un qualcosa, un tessuto sociale proprio. Certo, certo. Alfio, se non ricordo bene, mi aiuterai. Alfio dice, nella premessa ad un suo spettacolo in teatro, dice: il tamburo è la voce del mondo, il ritmo della nascita e della morte, della festa e del lavoro. Attraverso l'unione, perché lui li costruisce da solo i tamburi, attraverso l'unione di un setaccio per il grano e la pelle di un animale morto, si celebra ancora una volta il miracolo della comunicazione tra il visibile e l'invisibile. È una frase che nel leggerla mi ha colpito, l'ho riletta più volte, ogni volta che la rileggevo mi trasmetteva qualcosa di diverso. La musica che si fa diventa poesia e diventa filosofia. Sicuramente, sicuramente. Quindi siamo molto felici di aver ospitato Alfio e di poterlo proporre al nostro pubblico, ai cittadini di Leporano. Siamo con il direttore artistico di questa estate leporanese. Beh, la domanda sorge spontanea: tra i suoi criteri di scelta, perché questa scelta è caduta su Alfio Antico? Allora, io mi interesso di musicoterapia e soprattutto la parte, diciamo, classica indiana come musica, e quindi sitar, sarod, santur, che sono tutti strumenti, le tabla, sono tutti strumenti che creano una sinergia, no? di percezione sensitiva, e infatti è proprio questo l'aspetto più importante, che un Trilok Gurtu, che a livello sicuramente il percussionista internazionale che suona in una maniera divina anche nell'acqua, che è una vibrazione, diciamo, di livello superiore, sono riuscita a trovare questa sinergia con Alfio Antico, che
pur essendo occidentale, ha una sinergia orientale di contenuto, e questo mi ha appassionato molto la sua presenza qui. E allora ascoltiamo lui, il protagonista, Alfio Antico. Parlavamo con il sindaco di questa magia dei tamburi. Cosa esprimono? I tamburi è il primo cervello umano che può esistere sulla terra, diciamo, proprio il linguaggio comunicativo. Anche un muto, un sordo muto fa un rumore, sviluppa o crea una frase, con lo sguardo comunica un linguaggio. Poi penso il mondo come si sta mettendo il mondo, penso che abbiamo bisogno di ascoltare vari caratteri e figure diverse della percussione in generale, soprattutto su questo tamburo che è un tamburo mediterraneo nostro, non è africano, anche non, forse c'è la Tunisia, Arabi, qua c'è tutto dentro. Sì, io so quello che sono questi tamburellini, li chiamiamo così. Li faccio, li cavo dei setacci, e poi mi colpisce sempre le feste popolari, che è un'energia di popolo che si incontrano, delle gioie che si incontrano e fanno festa, dialogare, e si arricchisce la civiltà e la gioia, secondo me. È quello che devono sempre crescere, tornare nella lingua madre, non dimenticare da dove veniamo, anzi poterla portare a scuola. Mettere queste mani tamburi ai bambini, farci cantare le cose che spesso i nonni si vergognano, perché magari vengono dalla fame o dalla miseria e si vergognano a parlare del passato, invece noi dobbiamo portarla avanti. Alfio, un tamburo, i tamburi che scandiscono i momenti della vita, dalla nascita alla morte. Il tamburo è tutto, sì. Io ricordo una nonna, una zia di mia mamma, dolorata, che quando morì la sorella sua aveva tolto i piattini del tamburo che avevano in casa e suonava con un battito, proprio di battito del cuore, come una specie di lamento, dicendo che festa grande oggi, cioè la festa era la visita, e suonava, accompagnava il canto, cioè il canto di lamento con il ritmo del tamburo. Il direttore artistico notava che le sue espressioni musicali presentano una influenza anche orientale. Eh sì, che neanche io me ne accorgo, ma c'è, questa c'è. Per esempio io le coccole che non ho potuto avere di mia madre per motivi di famiglia, mio padre era invalido, nonna materna suonava il tamburo e io canto col tamburo, scrivo, ci piango, ci faccio l'amore anche col tamburo. Scrivo da dove vengo, sulla cultura pastorale, contadina, e quando da grande a 40 anni scopro Virgilio, ma io il Virgilio ho
o Teocrito l'ho vissuto sotto cielo aperto di Siracusano, per cui c'è questo contrasto e è la verità che io sono dentro, insomma. Scopriamo gli altri componenti della band, perché abbiamo detto Alfio è il leader, però c'è una band che lo coadiuva. E allora, presentatevi. Salve, io sono Marco Corbino, sono la chitarra. Com'è nata questa intesa con Alfio? Ma con Alfio ci siamo incontrati qui 5 anni fa. Io suono anche con il gruppo dei Lautari, che è un altro gruppo importante di musica popolare. E tramite questa band di cui Alfio è grande amico ci siamo incontrati e adesso Alfio è mio fratello in pratica. Passiamo all'altro componente. Salve, io sono Amedeo Ronga, contrabbassista, e ci siamo conosciuti ormai tanti anni fa, non diciamo quanti, se no viene fuori quanti anni. Sento un accento partenopeo, è il nostro sud che vince. Eh sì, infatti con Alfio ci siamo incontrati tanti anni fa in un gruppo misto siciliano-campano. E poi a lui è nata l'idea di creare questo suono tamburi e contrabbasso, e da allora non ci siamo fermati, quindi continuiamo. Che altro dire, le parole ora lasciano lo spazio alla musica, e che musica sia con Alfio Antico.